In diversi ormai mi avete chiesto di parlare di due ruote elettriche ed eccoci qua appunto. Oggi voglio portarvi questa azienda svedese che ha deciso di ricreare da zero come dovrebbe essere una moto elettrica e nel farlo l'ha resa decisamente unica nel suo genere. Oggi parleremo infatti di Cake. Cake nasce nel 2016 a Stoccolma dall'idea del suo fondatore ed attuale amministratore delegato, Stefan Jattenborn, di unire due delle sue passioni più grandi, ovvero il design e gli sport estremi. Venne così presentato nel 2018 il primo veicolo della casa svedese, chiamato Cake Kalk. Una moto fuori strada pensata come moto elettrica per le competizioni, che in seguito è stata declinata anche in versione stradale, vista anche la reazione molto positiva che ha avuto in saloni specializzati come EICMA, il Motorbike Expo di Verona, ma anche il CES di Las Vegas. Questa moto sicuramente ha un design unico nel suo genere, che però nella sua semplicità risulta davvero molto piacevole, almeno dal mio punto di vista, è chiaro. Prima di andare avanti però vorrei invitarvi a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e attivare la campanellina degli avvisi per far crescere questo mio piccolo canale molto più velocemente. Grazie mille. Come ho detto nell'intro, Cake ha voluto ripensare completamente il modo di vedere una moto elettrica, non andando a prendere una moto a combustione interna e scambiando i pezzi per renderla elettrica. L'azienda infatti è andata a costruire da zero questa moto, andando a concentrarsi molto più sulla maneggevolezza e sulla riduzione di peso, prendendo chiaramente spunto anche dalle bici elettriche. Cake infatti ha dichiarato che la Kalk si ritrova ad avere un peso di solamente 69 kg, che per un veicolo elettrico è decisamente poco, contando quanto influisce la batteria sul peso totale del veicolo. Questa moto arriva in diverse versioni che cambiano per lo più con alcuni dettagli come le ruote e la seduta ed alcuni agganci di eventuali oggetti. Chiaro che però rimane sempre una moto fuoristrada di natura. Viene considerato come un 125 equivalente ed ha la possibilità di scegliere tra varie modalità grazie ad una semplice manopola posta sul manubrio, anche la velocità a cui andare. Si può scegliere. In base alla diversa tipologia che si sceglie, infatti, si può andare o come un cinquantino, ovvero a 45 km orari, autolimitati, o se si vuole qualcosa di più veloce, si può optare per la versione media, dove la velocità massima sbloccata è di 70 km orari, fino ad arrivare alla versione più rapida, ovvero quella che arriva a 90 km orari. Lo stesso concetto delle manopole viene applicato a quello che riguarda la frenata, che può essere completamente manuale, utilizzando solamente i classici freni a disco, oppure si può optare per la frenata rigenerativa, che funziona in pratica come se fosse il one pedal driving nelle auto. Parlando invece di batterie, per questa Kalk monterà un accumulatore da 2,6 kWh che alimentano un motore da 10 kW e permette un'autonomia nel misto cittadino di 86 km. La batteria non avrà la possibilità di essere ricaricata in modalità rapida, ma potrà essere solamente ricaricata con una classica presa casalinga da 220 volt e si dovrebbe completare uno 0% a 80% in circa 2 ore di ricarica. Il fatto che ci si metta così tanto per ricaricarla chiaramente non è una gran cosa, ma a Cake hanno pensato anche a questo chiaramente, dato che ci sarà la possibilità di sostituire la batteria solamente togliendo due semplici viti. Questa chiaramente le permette anche di essere utilizzata nelle grosse città dove magari non si ha la possibilità di mettere la moto dentro un garage. Semplicemente togli la batteria, la ricarichi in casa e il giorno dopo pronti per un nuovo giro. Cake però ha voluto fare della versatilità la parola chiave dell'azienda, così nel 2019 presentò il suo secondo prodotto chiamato Ösha. Questo veicolo ha un design a dir poco particolare e come la Kalk che abbiamo visto prima arriva in diverse configurazioni, tra cui troviamo la Cake Ösha Flex, Ösha Plus ed Ösha Range. La differenza tra le versioni risiede nelle componenti e nelle prestazioni, ma lasciando immutato questo design così unico. Inoltre hanno deciso di creare una categoria chiamata
Work, che come richiama il nome è dedicato alle persone che vogliono utilizzarlo per lavoro o che preferiscono avere qualcosa in più dal loro veicolo, che notabilmente è una batteria maggiorata rispetto alle versioni non Work. Partendo dalla versione Flex abbiamo quello che sarebbe equivalente ad un cinquantino, con una velocità massima che si ferma a 45 km/h, avrà una batteria da 3,75 kWh che alimenterà un motore elettrico da 7 kW e permetterà a questo Eusha Flex di percorrere un misto cittadino di ben 140 km. La versione invece Range devo dire che mi ha lasciato un po' perplesso, dato che avrà la stessa batteria della precedente Flex ma avrà un motore da 5 kW ed una velocità autolimitata a solamente 25 km/h. Questo chiaramente le permette di avere un'autonomia maggiorata, dato che l'azienda dichiara che si potranno percorrere fino a 160 km con una ricarica completa. E vorrei anche dire, ci mancherebbe altro. E per finire abbiamo la versione Eusha Plus, che sarebbe l'equivalente di un 125. Monta una batteria sempre da 3,75 kWh, ma avrà un motore da 11 kW ed una velocità massima che arriverà a 90 km/h per un'autonomia di 125 km. Chiaramente le prestazioni non sono la cosa principale che distingue questo veicolo, ma per rendere unico e più utile possibile questo veicolo, a Cake hanno deciso di implementare una serie di accessori che si possono montare separatamente, implementando così diverse funzionalità del veicolo, come potrebbe essere un rimorchio da attaccare all'Eusha o più semplicemente un secondo sedile da poter aggiungere al veicolo. Inoltre hanno implementato anche in questo caso la possibilità di rimuovere la batteria, in questo caso molto più facilmente, dato che si trova nella parte centrale del veicolo e non bisogna svitare assolutamente niente, aggiungendo anche la possibilità di usare la stessa batteria come se fosse un vero power bank gigantesco da utilizzare magari quando si è in mezzo al nulla per continuare appunto a lavorare, e da qui il nome Work. È chiaro che si può utilizzare anche per altre cose e per il divertimento, come fanno vedere nei video dimostrativi. È possibile infatti attaccare anche un semplice proiettore e godersi un film in mezzo alla foresta se si vuole. Ed infine abbiamo l'ultimo veicolo che è stato presentato nel 2021 dall'azienda, chiamato Cake Macca. Il Macca è più che altro la versione più economica e più basica dell'Eusha, andando a cambiare veramente poco del design e perdendo la capacità di implementare funzionalità in un secondo momento. Anche il Macca arriva in due diverse tipologie, ovvero la Flex e la Range, ma come veicolo è stato pensato principalmente per un vero e proprio commute cittadino, senza dare la possibilità alle persone che lo utilizzano di andare molto lontano. Infatti la versione Range avrà una batteria da 3 kWh ed un motore da 2 kW che le permetterà una velocità massima di solamente 25 km/h anche in questo caso, ed un'autonomia di all'incirca 110 km, mentre la versione Flex avrà la stessa batteria ma una potenza di 4 kW, una velocità di 45 km/h ed un'autonomia di circa 100 km. E queste sono le versioni Work del Macca. Non sono andato a prendere le precedenti perché sono quasi a un livello ridicolo. La cosa buona è che anche questo veicolo avrà la stessa possibilità di estrarre la batteria ed usarla come un power bank esterno, che ripeto è una cosa davvero davvero tanto utile. Avrete sicuramente che ho glissato sopra i prezzi di questi veicoli di Cake, e il semplice motivo è che siamo decisamente oltre il budget della maggior parte delle persone, ma tanto oltre. Esistono, come dicevo prima, diverse versioni di ogni singolo veicolo di Cake, pertanto vi dirò quanto costa la versione base e la versione top di gamma, mettiamola così. Partendo dalla Cake Calc abbiamo un prezzo di partenza di all'incirca 13.670 euro, fino ad arrivare alla versione top di gamma che si avvicina alle 14.900 euro. La Cake Eusha invece è disponibile ad un prezzo di partenza di 9.300 euro, fino ad arrivare nella sua versione più costosa a 13.000 euro. Ed infine abbiamo il Macca, che nella sua versione meno costosa arriva ad un prezzo di 3.860 euro, mentre nella versione top di gamma si spinge fino a
ad oltre 5.200 euro. Chiaramente, come vi dicevo, non è un veicolo che tutti si possono permettere, essendo chiaramente oltre il budget. Però è davvero un peccato, perché personalmente, chiaro, poi ognuno può pensarlo come vuole, le trovo veramente dei pezzi di design quasi. E dare la possibilità di avere così tanti pezzi che si possono aggiungere al proprio veicolo per creare un veicolo unico per te è una cosa impagabile, secondo me. E devo dire che in un certo punto di vista lo vedo quasi come l'X-Bus, ed è in pratica un furgoncino tedesco di un'azienda che vuole creare anche lei un ecosistema versatile per creare un veicolo unico per te. E ci ho fatto un video al riguardo, quindi se volete andarlo a vedere c'è anche quello linkato. Alcune persone hanno definito questi veicoli le moto dell'IKEA, e in realtà non sono andati così tanto lontano, dato che entrambe sono svedesi ed entrambe hanno usufruito del design dell'attuale amministratore delegato proprio di Cake. Infatti lui stesso ha lavorato per diversi anni nel design di IKEA. Pertanto capite le similitudini. In realtà avremo altri tre veicoli presentati dall'azienda recentissimamente, chiamati Ready, Steady e Go, che tradotti sarebbero Pronti, Partenza e Via. Si tratta di una gamma di due ruote per i più piccoli, partendo dai bambini fino ai 4 anni per arrivare fino anche a quello che potremmo definire un vero e proprio motarda elettrico. Le prime due versioni sono semplicemente delle biciclette, una con i pedali e una anche senza. È una cosa molto divertente è che quando si cerca nella sezione potenza per questi veicoli viene scritto mangia le verdure e aumenta la velocità, e nella parte velocità massima viene scritto il massimo della velocità che il mini te riesce a raggiungere, e per finire l'autonomia, dove c'è scritto mangia e dormi per un'autonomia illimitata. Non si può negare che l'umorismo ai ragazzi di Cake manchi. Mentre per quanto riguarda il Cake Go, cioè l'ultimissimo veicolo, viene indicato una potenza di 1,5 kW che il genitore può ridurre fino a 600 watt ed una velocità massima di circa 40 km orari. Non viene indicata un'autonomia vera e propria, ma solamente un'ora indicativa di utilizzo, dato che in ogni caso questo veicolo non può essere utilizzato per strada. Questo non toglie che arriverà ad un prezzo di oltre 3.500 euro. Cake inoltre ha collaborato con alcune associazioni contro il bracconaggio in Sudafrica, fornendogli delle Cake Kulk per agire più silenziosamente e più velocemente possibile contro queste persone. Come ultima cosa vorrei aggiungere che spero che riescano ad arrivare ad un livello di prezzo più accessibile a tutti, per rendere questi veicoli qualcosa di veramente iconico, perché sicuramente a livello di design siamo già a questo livello. Questa è solamente la mia idea, quindi fatemi sapere cosa ne pensate voi con un commento qua sotto, e vi ricordo anche di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale, e noi ci vediamo in un prossimo video. Grazie mille!